Buonasera, sono Donatella, come dicevo, oggi inauguriamo un palinsesto di 5 eventi su un metodo e un argomento che per noi è molto importante e molto, speriamo, innovativo e speriamo anche utile. Si parla di digital humanities, si parla di digitalizzazione di patrimonio, di un archivio molto ampio, di documenti storici, e si parla di una seconda vita di questi contenuti. Sono qui questa sera con noi e sono in realtà il vero motore di questo palinsesto che hanno originato loro con il loro lavoro. Scusate, Lorenzo Ferrari e Chiara Albonico. Si presenteranno loro. Prego Chiara e poi Lorenzo. Buonasera a tutti. Sì, io sono l'archivista, sono colei che gestisce l'archivio del Collegio San Carlo, che è il nocciolo di tutta questa cosa che stiamo costruendo insieme, insomma. L'archivio custodisce le carte che abbiamo deciso di digitalizzare, ma intanto vi racconto un po' chi siamo, perché altrimenti si perde il senso di quello che stiamo facendo. Il Collegio San Carlo era il collegio dei nobili di Modena. Non so se tutti voi lo conoscete, non so da dove venite, quindi è giusto che vi racconti un pochino da dove arriviamo. È un collegio che ha quasi 400 anni e ha ospitato appunto per 4 secoli la nobiltà modenese, italiana e talvolta addirittura anche europea. L'archivio custodisce le memorie di questi ragazzi e per essersi costruito nel tempo, assommando le carte con una storia che è quasi ininterrotta, assomiglia un po' più all'archivio di un casato nobiliare. E quindi se noi lo ripercorriamo, un filo continuo ci porta dal 1626 fino ad adesso, fino all'oggi. È chiaro che il nostro archivio così strutturato ci permette un po' di più, un po' meglio che non un archivio di Stato o un altro archivio di deposito più complesso, costituito di più fondi, di andarlo a indagare, interrogare. E nell'archivio abbiamo trovato tantissime storie, piccole storie che costruiscono poi la grande storia, che appunto nel caso nostro è fatta di 400 anni. Però è anche stato facile capire che la nostra storia non è quella di un collegio che è una torre d'avorio e non ha nulla a che fare col mondo esterno. È in realtà una storia che si connette in continuazione per le provenienze di ragazzi, ma anche per tutto quello che succede con Modena, con la realtà intorno, con quello che era il Ducato Estense e poi con l'Italia. Il processo di digitalizzazione di questo archivio che abbiamo avviato e che vogliamo raccontarvi, che poi vi racconterà molto meglio Lorenzo, è proprio questo, cioè è rendere disponibili queste storie perché siano veramente leggibili da tutti. Ed è anche il motivo per cui siamo partiti da una storia un po' più recente, che è quella che porta dai primi anni del secolo fino all'ingresso nella Prima Guerra Mondiale, perché è una grande storia che tutti conosciamo molto bene e che però possiamo ripercorrere attraverso parole scritte molto bene, manoscritte ma facilmente leggibili, perché è un italiano corrente, insomma, attraverso le pagine che oggi vi racconteremo. Quindi andiamo proprio a vedere queste piccole storie del quotidiano innestate in una vicenda in realtà molto più grande. È un esperimento che vogliamo fare appunto per rendere disponibile la fonte, che è quella contenuta nell'archivio. Lascio la parola, direi, a Lorenzo, a meno che. Sì, Lorenzo, se puoi tu spiegare anche ovviamente cos'è Lodovico e qual è stato il processo, e io poi passerei, dopo questa breve introduzione, anche a presentare Giacomo e Giulia per condividervi anche gli scopi della seconda parte dell'appuntamento di oggi. Dai, Lorenzo, a te. Grazie Donatella, grazie Chiara. Io mi presento, sono Lorenzo Ferrari, sono assegnista al Centro Interdipartimentale per le Digital Humanities dell'Università di Modena e Reggio Emilia e mi sto per l'appunto occupando della metadatazione di alcune carte dell'archivio storico della Fondazione del Collegio San Carlo in relazione soprattutto all'implementazione di Lodovico,
che qui vedete, diciamo, proposto nella sua homepage. Ludovico, che cos'è? È una piattaforma interattiva, aperta e trasversale che raccoglie il patrimonio storico, manoscritto e fotografico in forma digitalizzata di archivi, biblioteche, e che è aperto anche alla ricezione del mondo museale. Ludovico è stato sviluppato dal Centro Interdipartimentale per le Digital Humanities di Unimore, è partito quindi come progetto essenzialmente a vocazione modenese, ma ora appunto ambisce ad avere una prospettiva quantomeno nazionale, e afferisce al sistema MLOL. Il sistema MLOL è la prima rete italiana delle biblioteche digitali, di cui Ludovico costituisce vuole costituire appunto un complemento. Ludovico quindi è un progetto di cura, di valorizzazione, di disseminazione della ricerca documentale del patrimonio culturale, volto al recupero e alla individuazione, alla valorizzazione di opere significative in una visione allargata e inclusiva del patrimonio culturale. Ed è una piattaforma pensata come multi-tenant, cioè Lodovico si interfaccia, oltre che con il Centro Interdipartimentale per le Digital Humanities, che l'ha creato, con una serie di istituzioni, fra cui anche il Collegio San Carlo, che hanno a disposizione archivi, database, repository, tendenzialmente di natura fisica, e che devono essere implementati per essere resi appunto fruibili anche ad un pubblico piuttosto ampio, su una piattaforma. In questo caso quindi si tratta appunto della piattaforma Lodovico, che ha un'interfaccia che può essere anche personalizzata. Io qua non voglio dilungarmi troppo, però volevo mostrarvi per l'appunto che si tratta di una piattaforma in cui ci si può registrare, con un account, proprio abbastanza banale. Se vogliamo, qui vabbè, c'è il mio, sono loggato con le mie credenziali, ma fondamentalmente nel momento in cui ci si dimentica di esse, delle mie appunto che in questo caso sono già state inserite, ci si può registrare come nuovi utenti, vabbè adesso qua non lo riconosce, ma pazienza, inserendo sostanzialmente che cosa? Nome, cognome, email. E negando e autorizzando appunto il consenso per il trattamento dei dati personali, con questo profilo molto semplice che si può creare, vedremo soprattutto nella seconda parte, ma poi vi anticipo, si possono utilizzare tutta una serie di applicazioni, fra cui le liste e le storie MLOL, che sono per esempio già implementate anche su Emlib o su estense Digital Library. Che sono molto comode sia per uso didattico che potremmo dire di carattere amatoriale, per appunto la condivisione, la creazione, diciamo innanzitutto di contenuti e la condivisione di materiale tramite quello che è il manifest e il sistema IIIF, che è un sistema appunto di visualizzazione dei documenti digitalizzati. Lorenzo, allora, Grazie. riassumendo, noi, l'Italia, il mondo intero ha nel tempo costruito tanti documenti, costruito, scritto, archiviato, ha a disposizione tanti documenti o artefatti vari che raccontano i tempi in cui sono stati scritti, se vogliamo, o creati. Nell'era digitale, diverse iniziative, un po' in tutto il mondo, hanno fotografato, è giusto dire fotografato, Sì. e costruito degli archivi basati su delle fotografie con delle qualità molto alte, proprio per vedere anche i minimi dettagli di questi documenti. E tutte queste fotografie sono state inserite in degli archivi, delle grandi cartelle online, che vengono poi organizzate. E all'interno di questi archivi, voi avete parlato di metadatazione, le fotografie vengono commentate, cioè si aggiungono delle Esattamente. altre informazioni, metadati, cioè dei dati descrittivi di quello che si è deciso di immagazzinare in questi grandi archivi. Un dato che sembra ordinario, ma non lo è che
la somma di tante fotografie nel web in realtà sarebbero dispersive, sarebbe difficile trovare una linea di lettura, un filo logico tra tutte queste fotografie. E mi sembra di capire che ogni istituto culturale che crea questi archivi generalmente costruisce delle proprie collezioni. Tu hai menzionato, e Chiara anche, avete menzionato due dinamiche. Una, quella che avete chiamato Triple LF, cioè un protocollo particolare per cui queste immagini non sono delle immagini comuni, ma hanno una specie di codice particolare per cui chi cerca un'immagine digitalizzata la può ricercare in tutto il mondo di internet, quindi che sia a Modena o che sia a New York, ad Oxford o in Asia, se un istituto culturale ha digitalizzato, ha fatto queste fotografie per innanzitutto archiviare e conservare i documenti e le ha pubblicate in questo formato, noi maneggiamo spesso i formati doc, i formati HTML, i formati di immagini, no? I JPEG. Questo è un formato che descrive che quelli lì sono proprio dei documenti di questo particolare mondo, ossia degli archivi digitali. E questa è la prima caratteristica che mi sembra molto interessante, per cui tutti i progetti che seguono questo protocollo, incluso quello del Collegio San Carlo e quelli che poi fanno capo a Lodovico, sono in una rete, in un sottoinsieme parallelo dentro internet con tutti gli istituti culturali o tutti i soggetti culturali che stanno facendo questa operazione. Quindi sono in una rete che permette di ritrovarli, e lo vedremo in uno dei nostri prossimi episodi. Noi seguiremo le storie delle panchine del Collegio San Carlo, della Chiesa del San Carlo, in librerie diverse da quella nostra del territorio di Modena, proprio perché i documenti seguono questo protocollo e quindi si possono ritrovare in giro per il mondo e per il web. L'altra cosa che crediamo sia molto interessante da sottolineare è che Lodovico rappresenta una peculiarità, un piccolo punto d'orgoglio, se possiamo dire, del territorio, perché ha lo stesso imprinting di un progetto europeo importante, che è Europeana, ossia si è pensato di costruire un ambiente che riesce a dare visibilità agli sforzi di digitalizzazione di tutti i soggetti di uno stesso territorio. E quindi c'è questo ombrello che non soltanto fa delle cose pratiche, quindi collabora alla digitalizzazione e all'archiviazione, ma anche costruisce una narrazione aggiuntiva rispetto a quello che possono fare i singoli istituti. Quindi si fa una scala, cioè si aumenta la potenza di divulgazione di questo esercizio. Aggiungo un punto e poi entriamo nel merito delle storie. Perché stiamo facendo questo palinsesto? Abbiamo deciso di creare questo palinsesto in collaborazione con FEM. FEM è un centro per l'innovazione educativa, quindi noi ci occupiamo di innovare o metodo o a raggiungere delle competenze digitali semplici o avanzate per i cittadini, gli studenti e tutta la società. Perché c'è bisogno, abbiamo pensato ci fosse un'opportunità di incrociare quello che fa FEM con quello che si fa in Lodovico in Collegio San Carlo. Lo abbiamo fatto perché i progetti di Digital Humanities nascono inizialmente con un obiettivo, che è quello di, aiutatemi Chiara e Lorenzo, di conservare, cioè di archiviare, certo, conservare e rendere stabili nel tempo la memoria di un documento che è in formato digitale, a netto delle tecnologie che possono cambiare la lettura, però diciamo che si auspica permanga nel tempo magari di più della carta, e per aumentarne la fruibilità. Un documento che è pubblicato online è più facile da ritrovare perché non comporta lo spostamento fisico di andarlo a vedere. Non riproduce lo stesso stupore dell'interazione con l'oggetto fisico, però aumenta verosimilmente la capacità di più persone di conoscerlo. Succede molto spesso però che questo sforzo, che è
molto laborioso da parte. Chiara e Lorenzo passano, loro sono così allegri e innamorati di quello che leggono, però passano veramente le loro giornate a spulciare grandi documenti, dei minimi dettagli parola su parola. Spesso però rimane chiuso in una pagina e quindi lo scopo ulteriore, oltre all'archiviazione e alla conservazione, è di valorizzare, cioè di rendere questi documenti il più possibili conosciuti in modo da fare in modo che tutti quanti possano accedere alla preziosa opportunità che rappresentano. Per questo motivo abbiamo qui Giulia Berardinelli e Giacomo Astolfi, loro fanno parte di FEM, si presenteranno nella seconda parte perché siamo impazienti di entrare a conoscere le storie dell'episodio di oggi. Giulia Berardinelli, linguista specializzata in Digital Humanities, e Giacomo Astolfi, Service Designer. E insieme, nella seconda parte dell'evento di oggi, faremo una prova di applicazione di come questi contenuti e gli ambienti delle Digital Humanities possono essere utilizzati a scopi di o disseminazione, cioè per far conoscere ancora di più questi contenuti, o addirittura come strumento aggiuntivo per il metodo didattico, non alternativo al testo, ma aggiuntivo per aumentare i canali e gli strumenti di comunicazione a disposizione dell'esperienza di apprendimento. Direi, se siete d'accordo, Chiara e Lorenzo, di entrare nel vivo della giornata. Noi siamo molto impazienti, voi dovete sapere che quando Chiara e Lorenzo sono venuti qui per la prima volta in FEM, sono arrivati con gli occhi allegri e felici di raccontarci le storie che si trovano nell'archivio del Collegio San Carlo. Ci volete spiegare quali sono i passaggi, che cosa succede, cosa è successo in questi anni di costruzione di questo archivio? Sì, grazie Donatella. Potrà sembrare strano a chi non lavora in archivio costantemente, però effettivamente l'archivio è fatto di persone e quando si va ad esplorare si entra nelle case di queste persone. Per esempio, il narratore di oggi è Pietro Costagiani, diamogli un nome. È un ragioniere nato in provincia di Modena. Appassionato di storia locale, tant'è vero che va, scava nei suoi archivi a sua volta e ritira fuori delle memorie del suo paese. Comincia a lavorare in lui l'idea che le piccole storie, anche la storia di San Felice sul Panaro, che è il suo paese, devono essere riscoperte perché costruiscono insieme, sono una tesserina di questo puzzle che poi costruisce la grande storia. Viene poi chiamata Modena nel 1883, così diamo anche una data, ci collochiamo temporalmente, ed entra a far parte del personale del Collegio San Carlo come ragioniere, come segretario. Prende di petto la questione e inizia a scrivere la storia del Collegio San Carlo, le memorie del Collegio San Carlo, come aveva fatto il suo illustre concittadino un secolo e mezzo prima. Proprio con l'intenzione di scriverle per poi farle leggere, quindi lui è un cronista cosciente. Però è anche un po' il suo diario, perché in 40 anni di scrittura quasi quotidiana, una grande pazienza, è molto verboso, e alla fine impariamo a conoscerlo, insomma, beh, si lascia sfuggire anche delle sue note, la sua simpatia o antipatia nei confronti delle cose che succedono, delle persone che gli ruotano intorno, quindi lo vediamo man mano sempre più umano mentre scrive tutte queste note. Nel caso particolare che abbiamo selezionato per raccontarvi questa storia particolare, lo vediamo ed è un processo che ci fa capire quanto sia importante tornare a leggere il documento, perché è vero, noi vediamo l'avvicinarsi dell'Italia alla Prima Guerra Mondiale con gli occhi del poi, con gli occhi di chi sa già che cosa è successo. Lui invece scrive con gli occhi di chi ancora non sa dove l'avrebbe portato tutto questo. E quindi c'è un'ingenuità di fondo che è importante seguire perché altrimenti si rischia di perdere la motivazione, per esempio, interventista. Cioè, perché questi ragazzi si sono buttati a capofitto in quella che sarebbe poi diventata una tragedia. Soltanto seguendo lo sviluppo di questi anni riusciamo non a giustificarlo, perché è ovvio che con gli occhi del poi diventa difficile, ma riusciamo un pochino di più a capirlo. Lui era segretario di un collegio maschile,
e alcuni dei suoi ragazzi poi moriranno in guerra, quindi era veramente inconsapevole, però questo avvicinarsi con i suoi occhi ci fa capire tante cose ed è il motivo per cui appunto vogliamo portarvi e rileggerle insieme a noi. Lorenzo, ti chiedo di entrare nel vivo a questo punto. Sì, grazie mille Chiara. Sì, Costagiani è una figura sicuramente molto interessante, anche perché anche lui stesso si dà alla storia per un certo periodo e quindi è anche, diciamo, un provetto storico per certi versi e poi ci lascia queste memorie del Collegio San Carlo che arriva, a scrivere proprio come obbligo di lavoro e sono quasi un diario quotidiano della cronaca nel collegio e fuori dal collegio nel contesto modenese. Una guerra non nasce dall'oggi al domani, la prima guerra mondiale che si studia sui libri e che parte, diciamo, solitamente dalle vicende del patto segreto di Londra, firmato da Sonnino e Salandra, per poi arrivare all'armistizio, di Villa Giusti, è una guerra appunto che si legge sui grandi manuali, sui libri di storia e di scuola. Nelle memorie di Costagiani ci sono tutta una serie di tracce molto interessanti sui podromi della guerra, per farci capire, cioè in sostanza, e questi appunto podromi, queste testimonianze sono interessanti, per farci capire insomma che il problema, in questo caso specifico per esempio delle terre irredente, è un problema di lunghissimo periodo nella storia d'Italia e che vede anche il protagonismo degli studenti e non solo delle anime irredentiste nazionaliste italiane dell'epoca. In questo caso, quindi, focalizzandoci su una pagina specifica delle memorie, vediamo proprio la notizia di questa dimostrazione degli studenti modenesi contro le aggressioni fatte agli studenti trentini e triestini delle università di Graz e di Vienna. Siamo nel novembre del 1907, che cosa succede? Grosso modo, già dall'inizio del Novecento, dal 1904 in particolare, gli studenti di lingua madrelingua italiana, delle terre quindi irredente, cioè di Trento, di Trieste, quindi del Trentino e della Venezia Giulia, che sono ancora in mano all'impero asburgico, almeno dal 1866, e quindi dalla ritirata degli austriaci da buona parte appunto del Veneto e anche da una parte del Friuli Venezia Giulia, ebbene, rimangono nei territori sotto il dominio austriaco anche degli italiani. Questi italiani vogliono un'università italiana, la vogliono tra l'altro a Trieste, perché Trieste è un simbolo, lo diventerà, come sappiamo, anche nella prima guerra mondiale. E quindi cominciano sul finire dell'Ottocento e si intensificano in particolare nel 1904 le proteste degli studenti di lingua madrelingua italiana contro il governo di Vienna che non vuole concedere loro una facoltà di studi o almeno un dipartimento italiano in una delle università asburgiche. Ci proveranno appunto gli austriaci a concederne uno ad Innsbruck, gli italiani appunto vorranno e lotteranno per Trieste, ci saranno negli anni fino al 1909 almeno degli scontri con la popolazione austriaca, appunto con gli studenti austriaci, nazionalisti austriaci e con la polizia nei territori dell'impero e vediamo quindi questa manifestazione anche a Modena contro le aggressioni a questi studenti di madrelingua italiana, questa dimostrazione degli studenti modenesi appunto in solidarietà ai loro colleghi italiani, però sotto il dominio di un altro impero. Ed è interessante appunto vedere qui come in un certo senso certi temi del nazionalismo abbracciati anche dagli studenti a Modena, c'è sicuramente, diciamo, questo elemento, si arrivano a condensare ben prima del 1914 e ben prima del 1915, sono quindi aspetti di più lungo periodo. Lorenzo, posso chiederti, tu stai raccontando una storia che si legge, si intravede nella pagina, cioè Certo. noi in questo momento stiamo vedendo attraverso l'archivio, attraverso la pagina online, un estratto, una fotografia di questa Esattamente. narrazione in cui ci sono riportate questi diari, è corretto?
Queste sì, sono le memorie di questo Pietro Costagiani, segretario del collegio, scritte appunto come lavoro, come parte del proprio lavoro per il collegio, cioè di Quindi mantenere una memoria, diciamo quasi quotidiana, degli eventi a Modena in relazione chiaramente al collegio. In questo caso gli studenti che partecipano sono studenti dell'Istituto Tecnico, ma in alcuni casi anche studenti del San Carlo, che quindi scioperano e non vanno a scuola, ecco. C'è un doppio livello, permettetemi questa voce fuori campo. Il vostro mestiere non è soltanto quello tecnicamente di acquisire in formato diverso, digitale, un artefatto materiale, cartaceo o su altra natura. Il vostro scopo è anche comprendere, cioè decifrare e magari non trascrivere, ma descrivere il contenuto che è all'interno. È così. Certo, beh, sicuramente nel momento in cui è necessario estrarre alcuni dati in relazione a queste pagine, per esempio, la lettura viene naturale, quindi anche la riscoperta di alcune pagine un po' meno note della storia locale, alla luce dei grandi eventi nazionali e internazionali, viene un po', diciamo, quasi spontanea. Diciamo che sicuramente è meno immediato a una lettura, diciamo, più superficiale, perché si tratta spesso di racconti che vengono dati giustamente per scontato da chi li scrive in presa diretta, proprio perché si tratta di qualcuno che vive quel momento lì. E quindi, in un certo senso, è interessante restituire queste pagine che sono già disponibili su Lodovico, insieme a tante altre di questi volumoni delle memorie del Collegio San Carlo. È interessante restituire pagine come questa che ci raccontano, in questo caso, diciamo, la nascita, il fiorire del nazionalismo e delle retoriche nazionalistiche anche nel corpo studentesco. Io direi, passiamo un passaggio, andiamo in un passaggio ulteriore, ossia come si legge la preparazione del popolo alla guerra o in generale come si leggono, come si arriva a capire che sta arrivando un conflitto. Mentre prepariamo il documento, la domanda è: queste immagini, e lo vedremo nella seconda parte dell'incontro oggi, ci si può interagire con queste immagini? Noi in questo momento le stiamo leggendo, si possono leggere le parole o i dettagli ancora in più in dettaglio, si possono ingrandire e diminuire per vedere nella loro complessità, e si possono, vedremo dopo, anche commentare in qualche modo. Ecco perché tu all'inizio parlavi di autenticarsi, cioè di costruire una propria identità su questo portale. Direi, Chiara, Lorenzo, cosa leggiamo adesso in questa nuova fotografia? Leggiamo la preparazione invece degli adulti, perché comunque ci fu un processo di lenta maturazione nella popolazione italiana di varia età, di questo intervento che si stava preparando per liberare Trento e Trieste, che poi appunto divenne per noi l'entrata in guerra. Prima di inoltrarmi, e vorrei leggerlo insieme a voi questo documento, un pezzettino di quello che abbiamo sotto mano per darvi proprio l'impatto con il documento, mi collego a quello che diceva prima Donatella, perché mi è sembrato un punto molto interessante. Cioè, noi abbiamo tracciato questa storia, però l'avremmo potuta raccontare, immaginatela in formato cartaceo. Sono poche righe raccontate sulla base di quello che noi abbiamo letto con i nostri occhi e di cui voi dovevate fidarvi in qualche modo. Quando uno legge la storia in un libro di testo per una classe, si deve fidare dello studioso che c'è alle spalle, sperando che abbia fatto un buon lavoro. In questo caso, invece, la storia è come se avesse le note a piè di pagina pronte, e quindi ogni docente, ogni studioso, ogni curioso, ogni persona si può andare a leggere cosa c'è nella nota a piè di pagina e verificare sul documento quello che lo studioso sta raccontando. Quindi c'è la possibilità di interagire direttamente col documento che insomma, quando si stampavano i saggi o gli interventi era un pochino più complicato. Questa è una possibilità grandiosa che ci viene offerta dal digitale perché ognuno di noi appunto possa poi riferirsi direttamente al documento, come in questo caso.
Università Popolare, lezione dodicesima. L'Università Popolare era un'iniziativa avviata dall'Università di Modena e Reggio Emilia che venne ospitata nel 1901. Dal 1905 venne ospitata nella Sala Grande del Collegio San Carlo. Per questo motivo il nostro Costagiani ci racconta quali erano gli argomenti e a volte si dilunga anche sulle lezioni. Abbiamo scelto questa perché siamo ancora nel 1911, però attenzione perché il Cavalier Maggiore Farella di questa scuola militare, non so se riuscite a seguire lo scritto, teneva la commemorazione di Adua, simpaticamente accolto dal pubblico scelto e numeroso, tra cui molti ufficiali. Esordiva accennando che per noi il 1 marzo 1896 è una triste data perché ricorda l'anniversario della tragica battaglia di Adua. Capite bene che insomma le memorie dell'Italia coloniale hanno un peso notevole in questa preparazione, in cui lasciarono la loro vita sul campo di battaglia 5.000 giovani insepolti in balia di un avversario pieno di insaziabile desiderio di preda, eccetera, eccetera. È chiaro che questi sono modi per tornare a rivisitare, insomma, il sogno di un'Italia più forte e più grande. E da lì in poi, naturalmente, ecco, bisogna riconquistare i nostri territori. Certamente, sì, il tema è proprio questo. In un certo senso il colonialismo italiano, prima ad Adua, quindi in Etiopia, e poi con la guerra italo-turca del 1911-1912 e poi nel 1935 con la campagna di Etiopia, è un tema in un certo senso parallelo ma centrale proprio anche nella guerra di riconquista dei territori che dovevano essere di nuovo italiani, cioè dei territori irredenti, perché è proprio il tentativo giustificato dalla politica nazionale, anche di stampo liberale, di dare all'Italia un proprio posto al sole. E in un certo senso il tema del colonialismo, che in Italia e per l'Italia ancora non è stato studiato tantissimo, non è stato ancora valorizzato tantissimo, è un tema molto interessante anche in relazione alla preparazione alla Prima Guerra Mondiale e agli orrori della Prima Guerra Mondiale. Durante la guerra italo-turca del 1911-1912 verranno utilizzati per la prima volta dei palloni, dei dirigibili per il bombardamento delle postazioni nemiche. La questione coloniale sarà centrale poi in tutti gli anni 20 del Novecento, col Trattato di Losanna del 1923 e la cessione all'Italia non solo delle isole del Dodecaneso, ma anche della Tripolitania e della Cirenaica, cioè delle due componenti essenziali della Libia. Anche a Modena nel 1911 si parla di Adua, perché di lì a poco, nel settembre del 1911, si dichiarerà guerra alla Turchia per conquistare la Libia, e si parla di Adua proprio con toni molto specifici di carattere quasi risorgimentale, di riconquista, diciamo, risorgimentale del ruolo dell'Italia a grande potenza europea, perché sono poi questi gli anni di spartizione dell'Africa del Nord fra le grandi potenze per l'appunto europee dell'epoca. Allora, voi attraverso queste storie state rappresentando un metodo alternativo, ossia immagino un libro di testo dalle mie memorie scolastiche, la memoria di uno studente è quella di una successione di eventi storici, il più quasi asettici direi, il più isolati dal contesto possibile. Ci sono evidentemente sempre di più delle interazioni tra storia e altre discipline, ma la prima percezione è che la narrazione di un personaggio in prima persona
è più rotonda, se vogliamo, è più di per sé porta molti stimoli che non sono afferenti ad una sola disciplina. Quindi è più, direi, non soltanto lo storytelling personale ha di per sé un valore, un'incisività e un impatto maggiore, ma porta degli elementi di ricchezza che in altri casi potrebbero non esserci. E questo è un elemento che ci sentiamo di sottolineare, dovesse questo essere preso come documento per innovare, per aumentare, aggiungere canali alla didattica storica. Passiamo avanti. Iniziamo a capire cosa succede con l'imminente conflitto, quali sono i segnali e come si inizia a menzionare la guerra. Beh, innanzitutto permettimi di dire che appunto questo tipo di strumenti e questo tipo di fonti chiaramente si affiancano alla didattica tradizionale, in un certo senso per certi aspetti la completano e la integrano. Però quello che io credo, diciamo, da storico sia molto importante è che tutta una mole di documenti interessanti, in questo caso in relazione al San Carlo, viene messa per la prima volta disponibile online e accessibile per tutti, quando appunto sono stati documenti comunque delicati, documenti che hanno bisogno anche di un certo riguardo nella gestione, anche a livello di manualità. In questo caso invece abbiamo la possibilità di pescare tutta una serie di temi ed episodi che ricostruiscono, in questo caso diciamo volutamente in maniera aneddotica, ma non solo così, il più ricco contesto, in questo caso locale, in cui matura il clima di guerra. Ed è interessante questa maturazione perché non avviene solo ed esclusivamente con, diciamo, le parole dette o le parole scritte, ma anche con i silenzi. E la prima menzione, della guerra, siamo appunto nel Carnevale del 1915, l'Italia, appunto, non è ancora entrata in guerra, ma si parla già di una prossima guerra e qui leggo appunto di una prossima guerra con l'Austria-Ungheria per redimere appunto, terre irredenti, le province irredenti di Trento e Trieste, oltre il litorale adriatico soggetto all'Austria, augurandoci che appunto questa partecipazione alla guerra sia propizia e che il sogno dei nostri grandi di un'Italia grande si verifichi. Questo è interessante perché Costagiani, come diceva Chiara, lascia tutta una serie di commenti a lato, anche in relazione appunto al commentare gli spettacoli teatrali o gli scherzi del Carnevale, che sono spesso e volentieri commenti proprio di attualità, commenti anche sulla politica, non solo locale, ma anche nazionale. La cosa curiosa è che non viene registrata l'entrata dell'Italia in guerra. È un punto che non c'è. Costagiani salta direttamente al giorno dopo, il 25 maggio, quando ci dice che gli alunni hanno fatto una dimostrazione ostile nei confronti di un professore, Ferruccio Carreri, insegnante ordinario del ginnasio superiore, che viene tacciato di essere clerico austriacante. Che non nascondeva le sue simpatie, dice il testo, per la causa dei nostri odierni nemici, affermando che la guerra nostra all'Austria sarebbe stato un tradimento. C'è ancora un'enfasi evidente nelle parole e nel modo di raccontare di Costagiani, che poi pian piano si spegnerà quando poi si entrerà nel vivo della guerra, per arrivare poi ai toni drammatici del 17, insomma, quando sarebbe stato ormai assolutamente evidente la tragedia che si stava consumando. Però, come diceva Lorenzo, e lo ringrazio di questa nota, dopodiché mi taccio, sono interessanti le note, sono interessanti i silenzi, quindi il detto e il non detto. Quindi bisogna avere un po' di pazienza per andarlo a cercare, però è una nota molto interessante. Il non detto appare a noi, cioè quella è una notizia, il fatto che non sia stato, è un segno, è un simbolo, è una chiave di lettura il fatto che non sia stata riportata. Quindi richiede una capacità critica di giudicare il perché.
questa informazione sia stata riportata o in un certo modo o non sia stata riportata affatto. Allora, stiamo parlando delle prime avvisaglie del conflitto a ridosso dell'entrata in guerra. Cosa vediamo dentro questi diari? Beh, sicuramente un crescendo. Come dicevo, Costagiani registra per tutto l'inizio del Novecento e anche in realtà per la fine dell'Ottocento tutta una serie di manifestazioni, per esempio, studentesche, che però sono tendenzialmente manifestazioni o pacifiche e o orientate verso la protesta degli studenti nei confronti del Ministero dell'Istruzione che allora come ora fondamentalmente arriva a cambiare le regole per gli esami, per le licenze medie. Nel tempo c'è un crescendo di politicizzazione, potremmo dire, in senso nazionalistico di alcuni studenti, di alcune scuole, che sono scuole tecniche, ma sono anche le scuole del San Carlo, che all'inizio non partecipano agli scioperi degli studenti, ma che poi nel tempo, soprattutto appunto con le manifestazioni, come abbiamo visto prima, a favore degli studenti di lingua madre italiana in territorio austriaco, diventano appunto chiaramente manifestazioni a favore delle terre irredente. La guerra però entra, diciamo, in maniera potremmo dire abbastanza violenta e sicuramente con delle conseguenze immediate fin da subito nel giugno del 1915. Perché che cosa succede? Beh, allora chiaramente c'è bisogno di soldati e c'è bisogno di ufficiali. Ce ne sarà bisogno anche dopo, come vedremo, però la guerra ha bisogno innanzitutto di soldati e quindi gli esami dei convittori a un certo punto vengono anticipati. Gli esami di licenza, appunto, dei convittori vengono anticipati in modo che questi ragazzi possano essere arruolati e possano essere, appunto, portati al fronte. Ma poi c'è quello che è un comportamento molto interessante, letto non solo alla luce di questa testimonianza, ma anche alla luce di tutte le testimonianze precedenti, anche in relazione al complesso, diciamo, archivio del San Carlo, e cioè quella che è la requisizione dei letti, dei materassi, dei guanciali, delle sedie per i due ospedali militari, in realtà qua per uno in particolare, cioè quello di San Paolo, ma ne verrà organizzato un altro al complesso del Sant'Agostino. Perché dico che è interessante questo? Perché leggendo le carte, le testimonianze, non solo delle memorie del Collegio San Carlo, ma anche dei carteggi amministrativi del San Carlo nei secoli, ci si accorge che un po' tutti gli eserciti si comportano nello stesso modo. Cioè, tutti gli eserciti, e Modena ha visto passare diversi eserciti, gli austriaci, ha visto passare Napoleone, che crea la Repubblica Cispadana, che diventa Cisalpina, che diventa Repubblica Italiana, che diventa Regno d'Italia. Quindi Modena ha visto passaggi di truppe di diverso tipo, di diversa anche di diversa espressione politica. Ci sono eserciti rivoluzionari ed eserciti controrivoluzionari. Eppure tutti gli eserciti, quando arrivano a Modena, nei confronti in particolare del collegio, si comportano sempre allo stesso modo. Cioè, dato che l'esercito che arriva ha bisogno di mangiare e di riposarsi, perché è fatto di uomini e di bestie, ha la necessità di avere luoghi in cui dormire, letti e reti su cui riposare. E quindi il povero Collegio San Carlo e tutte le figure amministrative, i direttori e rettori che si sono avvicendati, si trovano, diciamo, costretti, niente, a cedere queste vettovaglie, questi beni proprio alle unità militari di stanza a Modena. E non succede diversamente nella Prima Guerra Mondiale, dove l'Italia appunto è unita, non è più un insieme di stati e di ducati dove le truppe passano in continuazione a seconda delle alleanze del duca regnante. Però questo appunto è molto interessante perché letto ancora una volta un po' con la consapevolezza della storia, quindi affiancando, diciamo, la storia, la grande storia dei manuali, e la grande storia nazionale e internazionale, si possono trovare anche delle similitudini, dei punti di contatto, ecco, in un certo senso interessanti. Più avanti, Prego.
Vai Chiara, vai. No, più avanti verranno registrate anche le requisizioni degli immobili e quindi la chiesa di San Carlo stessa, che è una chiesa molto grande che sorge accanto al palazzo del collegio, verrà requisita per ospitare i soldati e verrà requisita anche quella che veniva usata come villa come villeggiatura, insomma, a Braida, che adesso è un quartiere di Sassuolo. E quindi diciamo che, insomma, come diceva Lorenzo, tutti gli eserciti che passano prendono quello di cui hanno bisogno. D'altra parte, il carico dal punto di vista economico si farà sentire anche in altri modi. Sono note le vicende dei prestiti richiesti e quindi vengono registrati anche negli annali di Costagiani le firme dei prestiti di guerra. Ce ne sono state cinque, come è noto, il primo con un massimale, gli altri addirittura senza una quota da raggiungere, perché più si dava meglio era, perché la guerra comporta comunque delle spese notevoli e il collegio comunque viene un po' invitato, un po' spinto e un po' sente di dover partecipare a questa raccolta finanziaria per poter appunto pagare le spese di guerra. Quindi anche un contesto lontano dalla trincea viene raccontato attraverso queste storie, come coinvolto dal conflitto. Un micro contesto che viene rappresentato e di rimando evoca la grande narrazione. Arriva a un certo punto la guerra, la tragedia della guerra. Come viene narrato? Beh, Arriva. Non vai Chiara, ho spostato la slide per allineare. c'erano, esatto, non ci siamo coordinati. Arriva nel modo più tragico possibile perché muoiono gli studenti. I primi ragazzi, quelli più grandi, vanno in guerra. I primi due che muoiono sul fronte nel 1915 fanno un'impressione grandissima perché sono ragazzi che conoscevano, che erano allievi, con cui avevano scherzato fino a pochi giorni prima. Quelli che erano stati licenziati per l'appunto in anticipo, mandati velocemente a fare la scuola ufficiali e poi mandati al fronte. L'impressione è così forte che viene proposto immediatamente di creare una lapide, di scolpire una lapide per poterla mettere nella sala grande del collegio per commemorare questi due ragazzi. Il consiglio del collegio riflette su questa proposta fatta da uno dei professori. E poi capisce che non è ancora tempo, perché sanno che ne verranno altri. Ne verranno altri al punto che ad un certo punto muore al fronte il figlio di uno di un membro del personale del collegio che addirittura non si riprenderà più da questa tragedia che l'ha toccato personalmente. E Costagiani ci racconta questa cosa, cioè è vero. Loro si preparano, loro raccolgono soldi, loro danno materiale, addirittura danno gli immobili per la guerra, quindi mandano i ragazzi. Quello che torna dalla guerra è la notizia dei loro ragazzi che sono morti al fronte. Vediamo che Costagiani prende coscienza di quello che vuol dire la guerra e ce lo racconta sempre con il suo stile abbastanza secco, abbastanza asciutto, però. Non c'è più la spinta che c'era inizialmente, c'è una presa di coscienza. Se si va avanti un pochino, appunto come vi dicevo, nel 1917 diventa evidente questa consapevolezza ormai acquisita, al punto che, come Lorenzo vi sta mostrando e poi vi racconterà, tutti i ragazzi, dai bambini ai ragazzi più grandi, verranno vestiti come militari, porteranno la divisa. Perché la guerra fa parte ormai, inevitabilmente, della quotidianità. Certo, e in un certo senso il 1917 anche per Modena, ma non solo per Modena, è l'anno peggiore in assoluto. Tanto è l'anno peggiore in assoluto per l'intesa, perché la Russia con la rivoluzione, con l'organizzazione dei comitati, degli operai e i soviet,
dei combattenti che tornano dal fronte, che vengono sbaragliati dagli eserciti degli imperi centrali, la Russia non ce la fa più a reggere. Subentreranno gli Stati Uniti, ma l'Italia, a causa della perdita del fronte russo, si troverà costretta sul Disonzo, dove è fondamentalmente attestata da sempre, perché entro il 1916 si trova a dover combattere 11 battaglie dell'Isonzo e tutte fondamentalmente per guadagnare poco, perché poi sappiamo che si tratta di una guerra di posizione, è una guerra logorante, a differenza di quello che pensavano i vertici nazionali, Salandra e Sonnino, che si immaginavano col patto di Londra di fare velocemente e di prendersi, perché no, Trento e Trieste nel giro di qualche mese. Fra l'altro, Salandra si era già dimesso nel 1916 dal governo proprio per questa ragione, perché la guerra continuava a produrre più che altro morti e pochi avanzamenti. Ma il 1917, come dicevo, è l'anno peggiore per la guerra, per la guerra in generale, per l'alleanza, la triplice intesa e per l'Italia in particolare, perché l'Italia subisce, diciamo, il rincaro, l'arrivo delle truppe che hanno lasciato perdere il fronte russo. Era poi firmata nel marzo del 1918 la pace di Brest-Litovsk fra gli imperi centrali e la Russia, che si è appunto ritirata dal conflitto. L'Italia quindi si trova a dover combattere anche le divisioni austriache che erano di stanza in Russia. E quindi che cosa succede? Succede quello che conosciamo tutti, cioè la disfatta di Caporetto fra il 24 ottobre del 1917 e il 12 novembre del 1917. Gli austriaci rompono sull'Isonzo, abbiamo qualcosa come 11.000 morti nell'esercito italiano, 23.000 feriti e 350.000 soldati che scappano, anche liberandosi delle armi e degli armamenti più pesanti, lasciando quindi al nemico anche i cannoni e l'artiglieria. E quindi è una cosa incredibile, è una situazione devastante. Le truppe austriache commetteranno degli orrori tremendi. Marcello Flores, un importante storico italiano, ne ha parlato in un libro dove proprio parla degli stupri di guerra e dei problemi, delle violenze che ci sono state nell'invasione appunto degli austriaci di parte del Veneto. E il 1917 è un anno tremendo anche per Modena, perché c'è penuria di cibo, cioè manca il cibo e si è costretti intanto a calmierare i prezzi, quindi l'autorità comunale cerca di calmierare il più possibile i prezzi, perché in un contesto di penuria di cibo i prezzi aumentano. Viene istituito un ufficio per l'approvvigionamento proprio dal comune. E vengono predisposte delle tessere annonarie per le famiglie, perché le famiglie faticano a mangiare e quindi si dà la possibilità a tutti di comprare al massimo 300 grammi di pane. E pensate che a Marano sul Panaro, un piccolo comune modenese, si arriva addirittura a censire il numero di capi, ovini e bovini per cercare di capire se si è in grado di tirà fuori qualche paio di scarpe per i soldati che nel frattempo sono arrivati anche a Modena, perché fra Mirandola, Sassuola, Pavullo, ma anche Castelfranco Emilia, che all'epoca era però sotto Bologna, si cerca di riorganizzare la fanteria, l'artiglieria che appunto si è ritirata con Caporetto. E poi ci sono ancora una volta, come diceva Chiara, nuove requisizioni proprio nel 1917. La villa di Braida, che è la villa storica del collegio diciamo, per l'estate dei convittori, diventa un comando del presidio di Sassuolo proprio per ricoverare i soldati feriti e scappati dalla ritirata su Caporetto. Una piccola nota diciamo, in relazione a questo tema, c'è un bel catalogo della mostra Oltre il Fronte, che è stata organizzata nel 2015 dai musei civici e dall'Istituto Storico di Modena, proprio su questo tema, e quindi diciamo che anche lì si possono trovare cose molto interessanti. Ad esempio, volantini sulle incursioni aeree. Il comune di Modena fa affiggere dei volantini sui muri di Modena in cui si dice: se succede un'incursione aerea, bisogna comportarsi in questo e in quest'altro modo a seconda che sia giorno, a seconda che sia notte.
cominciano ad essere messi anche i sacchi di sabbia alle finestre. Quindi il 1917 è un anno terribile in questo senso, e nelle memorie di Costagiani emerge chiaramente il contrasto con il primo anno del conflitto, tragico per le prime morti, ma tutto sommato sopportabile, e il secondo, appunto, il 1916, che prevede un successivo peggioramento. Lorenzo, Chiara, voi state narrando degli eventi storici che magari non sono tutti presenti in queste pagine che stiamo vedendo. Notavo accanto a mo' di glossa del testo dei titoletti, dei paragrafetti che spiegano il contesto o qual è il ruolo di delle colonne a fianco al testo principale. Rispondo io. Costagiani, appunto, quando scrive queste memorie lo fa con l'intenzione che poi vengano lette, quindi ci dà dei piccoli riassuntini come se fossero i titoli del paragrafo e ci aiuta in questo modo a seguire la sua narrazione, perché è più facile anche per noi capire che ci dà una notizia e poi salta ad una notizia magari di stampo o di carattere completamente diverso. Quindi effettivamente è un testo molto semplice da leggere per l'italiano, che appunto è ormai un italiano moderno. Per la calligrafia, che a parte qualche punto in cui si inceppa è piuttosto scorrevole, e per questa sua nota, questa sua attenzione al lettore, quindi ci viene molto incontro. Certo, direi di guardare insieme le ultime pagine, spulciando appunto quali sono gli avvenimenti, quali sono le conseguenze e come vengono vissute le conseguenze della guerra, nel collegio o in generale nella città. Come riusciamo a vederlo, a leggerlo dagli scritti? Direi che possiamo passare oltre il 17 che abbiamo raccontato. Ti chiedo, Lorenzo, se puoi passare alla prossima diapo. Qui succede esattamente la stessa cosa. Diapositiva, devo dire, mi dispiace, ma questo conferma la mia età anagrafica perché sono rimasta indietro nella storia. Scusate, questo refuso. Di nuovo, nel 18 vengono anticipati gli esami di licenza ginnasiale, a marzo addirittura. Ed è la storia che tutti conosciamo dei ragazzi del 99. Qui addirittura vengono preparati e licenziati i ragazzi del 1900, che poi sappiamo bene che per fortuna non andranno mai in guerra perché finirà prima. Viene stilato il nome di quelli che passano, dei molti che in realtà non passano, perché possiamo immaginare che insomma avessero altro per la testa che mettersi a studiare italiano e latino. E alla fine della guerra viene poi composta la lapide. Che fa parte dei tanti monumenti ai caduti che furono innalzati insomma, a memoria dei ragazzi. La lapide di San Carlo è ancora presente nel pianerottolo dello Scalone, è una lapide normale in marmo nero e fu fatta ed esposta nel 1919. E ve lo racconto perché viene raccontata da Costagiani, e ve lo racconto anche perché i monumenti ai caduti sono stati censiti negli anni precedenti, a partire dal 2011, dal Ministero dei Beni Culturali. Si trovano anche questi online, quindi in realtà è una carrellata che si può fare e si può aggiungere, volendo, anche a questa narrazione per andare un po' a vedere che cosa è successo, come si è elaborata tutta la perdita, la grande perdita collettiva determinata dalla guerra. E cambia però il modo di raccontarli, perché la lapide che c'è nel Collegio San Carlo è una memoria in cui si racconta il nome del ragazzo, si racconta chi era, dove era nato, dove è caduto. Più avanti, e questa è storia un pochino più recente, che non viene più raccontata da Costagiani per limiti di tempo, lui smetterà di scrivere queste cronache nel 1919 e poi in realtà morirà pochi mesi dopo, quindi non vede quello che succede più avanti. Più avanti i monumenti ai caduti verranno poi presi, diciamo così, e coinvolti in un altro tipo di retorica, che sarà poi la retorica del partito fascista, che porterà invece ad un'esaltazione dell'eroe, che porterà poi lentamente, anche in questo caso, alla nuova costruzione del consenso. Però sono termini cronologici che esulano dalla nostra storia. Noi ci fermiamo a dove si ferma Costagiani per limiti della nostra storia e per limiti suoi temporali. Ok.
Sì, è esattamente così, perché proprio i monumenti a Modena avranno una storia abbastanza lunga e travagliata, perché il Parco delle Rimembranze è del 1923, però il monumento ai caduti vero e proprio è del 1929, inaugurato anche la presenza del re e del principe, quindi d'Italia, e quindi c'è appunto. C'è un'onda lunga, diciamo, del fascismo che si appropria di questa identità, come fa anche da altre parti, e non è che, anzi, appunto, a Modena in un certo senso ci sono caratteristiche molto simili ad altre parti di appropriazione di questo tema, però Costagiani per l'appunto non ce la racconta perché, poveretto, nel dicembre del 1919 muore, non particolarmente anziano, e una nota, diciamo, una serie di note di colore per arrivare anche all'oggi in una maniera così, potremmo dire, per certi aspetti forse un po' imprevedibile, però che sulla quale io e Chiara ci siamo confrontati, abbiamo anche un po' lavorato in coda a questo nostro discorso sulle tracce, sui ipodromi della Prima Guerra Mondiale nelle memorie del collegio. Innanzitutto, appunto, c'è la chiusura della guerra, non c'è l'apertura. Ma la chiusura c'è. La chiusura c'è perché c'è l'idea che sia stata un'immane tragedia, un'inutile strage, se non per utilizzare, diciamo, le parole di Benedetto XV, ma si ha l'idea che quantomeno una strage lo sia stata, co cosa che invece, diciamo, non ci si immaginava nel 1915. Qui i silenzi non parlano, qui parlano le parole e parlano parole molto precise nel descrivere in particolare. La festa che viene organizzata a Modena anche in occasione del compleanno, il genetliaco del re d'Italia. Qui le parole parlano perché con la pace, diciamo, con la fine di un conflitto e di una tragedia di questo tipo, non si può stare zitti, comunque la si pensi. Ma la cosa interessante che abbiamo trovato io e Chiara è questi appunti sulla spagnola. L'influenza, questa epidemia chiamata spagnola in maniera convenzionale, ma che probabilmente utilizza le trincee della Prima Guerra Mondiale per diffondersi un po' dovunque, compare, fa la sua comparsa sulle memorie di Costagiani perché? Perché le scuole a Modena vengono chiuse. Vengono chiuse proprio perché c'è questa forma, diciamo, di influenza particolarmente virulenta. Che si capisce fin da subito colpisce per lo più i giovani, dai 20 ai 30 anni, e anche quelli un po' più giovani, e quindi anche in senso, diciamo, decisamente abbastanza mortale, non si sa se abbia causato 50, 60 o 100 milioni di morti, anche perché non c'erano gli strumenti, diciamo, di analisi dei dati che abbiamo oggi, insomma, la medicina, in quanto antibiotici e trattamenti antivirali. Era allo stadio primitivo, però appunto c'è la chiusura da parte del comune e dell'autorità sanitaria rappresentata dal comune, perché anche allora il comune era, diciamo, la massima, oggi è il sindaco, la massima autorità sanitaria del territorio. Il comune impone la chiusura tempestiva delle scuole. Una pandemia delittera, ma no? Comunque noi stiamo rivivendo quello che la storia si ripete, diremmo, in questa occasione. E il nostro Costagiani era piccato perché la chiusura delle scuole impediva ai ragazzi di studiare bene. Quindi anche qui si rendeva conto fino a un certo punto di quello che stava succedendo, ormai piuttosto anziano, un po' brontolone, dice, ma insomma, perché poi si scopre sempre di più come lui pensa nel corso dei 40 anni nel diario. Questa volta siamo arrivati appunto quasi in fondo, dice, ma insomma, ci chiudono le scuole, come fanno i ragazzi a studiare? Se posso permettermi un commento dalle vostre narrazioni, ovviamente tutto quello che voi dite viene da una vostra conoscenza personale degli eventi storici, non potrebbe questo emergere solo dalla lettura di queste parole, serve accompagnare questi diari a una conoscenza in parallelo degli eventi storici per una doppia lettura, per una integrazione di queste parole con altri documenti. Con altri eventi e altri fatti. Una nota rispetto proprio al fatto insomma, di notare una Costagiani brontolone. La differenza, immagino, da questi diari rispetto alla narrazione di un testo, di un manuale, è la soggettività.
il fatto che, sebbene siano dei diari che dovrebbero comunque portare una narrazione quanto più oggettivo possibile, sono comunque una voce, una narrazione personale di qualcuno. E quindi, immagino, dal punto di vista di Femme, insomma, di come questo potrebbe essere utilizzato per scopi, ma magari adesso apriamo il dibattito, discernere tra quello che è un punto di vista del narratore rispetto agli eventi, posto che gli eventi storici sono di per sé delle narrazioni, è un incrocio di fonti primarie e secondarie, quindi già questo, discernere tra la narrazione del punto di vista e la coerenza, la consistenza di questo con i cosiddetti fatti storici, potrebbe essere un primo livello di lettura. E l'altro è appunto il fatto che si tratta di una metanarrazione. Noi comprendiamo attraverso dei fatti, del sottotesto, delle narrazioni di episodi specifici, degli episodi più grandi, magari non riportati esplicitamente dentro il testo. E quindi questa caccia al tesoro, questo incrocio tra la narrazione soggettiva di altri fatti, della metanarrazione, aiuta, por de po porta, può portare alla ricostruzione del fatto più grande, cioè dell'episodio storico più grande. Hai centrato esattamente due questioni importantissime per chi fa ricerca d'archivio, perché l'archivio non è la verità storica, va sempre confrontata. Noi, chiaro, leggendola a posteriori siamo facilitati, perché comunque abbiamo già chi ci ha preceduto e ha già fatto quest'operazione di messa in parallelo dei documenti, ma anche quando si scopre un documento nuovo che racconta un episodio che non si conosceva, va sempre preso con la consapevolezza che va confrontato con tutto il resto, perfino una lista della spesa. A me capita chiaramente di trovare le ricevute, i pagamenti, anche quelli vanno letti con un criterio che non è di assoluta verità, ma deve essere sempre un approccio critico a quello che si legge anche in archivio, perché va confrontato chiaramente con le altre fonti. Questo sì, è un lavoro che complica, però è assolutamente necessario. E c'è sì l'interpretazione, come dicevi, insomma, del soggetto, e quindi dobbiamo stare molto attenti comunque a interrogare queste fonti che hanno questi spunti magari interessanti, magari ce lo fanno vivere, ci portano per mano dentro a questa che però è una visione soggettiva. Quindi sì, sempre attenzione, certo. Sì, dopodiché uno dei vantaggi, diciamo, delle digital humanities è proprio quello di poter mettere a rete, cioè a sistema, queste pagine con altri materiali appunto recuperati, per esempio su Ludovico o su altre piattaforme, che sono immediatamente accessibili anche per chi non ha la possibilità di spostarsi o vuole semplicemente fare delle verifiche. E una cosa che si fa, gli storici insomma fanno costantemente, perché chiaramente il lavoro dello storico è un po' come il lavoro dell'artigiano, cioè cercare di ricostruire a partire da una fonte o una serie di fonti, tutta una serie di rapporti fra quella fonte e altre fonti di tipo primario, di tipo secondario, e per dare appunto una lettura di un problema che solitamente diciamo arriva ad individuarsi per primo. E solitamente è ancorato, diciamo, al presente. L'esempio in questo caso dell'influenza e della spagnola è centrale, secondo me. È chiaro che a me, a Chiara, è saltato all'occhio immediatamente nel momento in cui ci siamo trovati anche noi, come tutti voi, in un contesto, diciamo, di pandemia. Perché poi si tratta di poche righe che Costagiani mette per iscritto. Però allo stesso tempo questo ci ha stimolato. Ci ha stimolato appunto ad approfondire questo aspetto. Io, e qua chiudo perché non voglio, diciamo, annoiare, però nella parte in cui, qui appunto, che abbiamo qua davanti, in questa immagine, cosa dice Costagiani? Dice che Costagiani che, dato che al collegio c'è qualche studente malato, sono cominciate a correre in città delle voci non proprio piacevoli sul collegio. Cioè, in un certo senso, qua, anche qua c'è un po' il rimando, diciamo, alla peste, a Manzoni, agli untori. Evidentemente in città si è cominciato a dire: beh, gli studenti di San Carlo
starnutiscono, tossiscono tutti, c'hanno tutti la febbre, non lo so se è proprio il massimo che girino liberamente o che abbiano, diciamo, una vita normale. E che cosa succede a un certo punto in questa vicenda? Perché io ho cercato poi insieme a Chiara un po' di seguirla, che il povero rettore del collegio è costretto a pubblicare un articolo, e che qui in parte viene citato, sulla Gazzetta dell'Emilia, un giornale dell'epoca, un giornale diciamo di fusione provinciale. E in questa, io poi sono andato a recuperare la Gazzetta dell'Emilia, in questo caso in maniera fisica, cioè mi sono recato alle Stense, che ha delle bellissime collezioni di periodici locali e non solo, e, insomma, invito tutti a sfruttare il più possibile, diciamo, questo grande, diciamo, repository fisico che abbiamo, che è le Stense. E cosa si scopre? Diciamo, si scopre che in questa lettera fondamentalmente il rettore del collegio cerca di tranquillizzare tutti e dice, manda una lettera al direttore, dice no, ma guardate che in realtà qua quelli che stanno peggio in realtà stanno molto meglio, e comunque anche chi sta male, diciamo, non sviluppa sintomi severi. Quindi c'è ancora una volta, diciamo, questa possibilità di trovare, di intrecciare, di ricostruire, partendo da una fonte che è sempre diciamo, soggettiva, è sempre in un certo senso viziata, quello che è un percorso non solo di storytelling, ma in alcuni casi con anche, diciamo, delle finalità, dei presupposti scientifici che permettano di, partendo dalle esigenze del presente, dai problemi del presente, in questo caso, diciamo, un contesto pandemico più o meno come il nostro, anzi sicuramente più tragico, però con certe dinamiche che ci ricordano molto il mondo in cui abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni, e quindi iniziamo a fare un'operazione poi po' storica e diciamo, possibilmente anche con dei risvolti, diciamo, didattici e di integrazione alla didattica tradizionale.